Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere le tre meteore della serie A in cerca di riscatto. Il video sarà diviso in due parti. In questa parte parleremo delle prime tre meteore, nella seconda parte in altre tre, fino ad arrivare a sei giocatori della serie A che secondo noi sono in cerca di riscatto. Primo calciatore, Domenico Berardi. Nel 2015 era stato inserito nella lista dei 101 calciatori più promettenti al mondo nati dopo il 1993. Il calciatore è stato prelevato giovanissimo dal Sassuolo, ma in questi anni, si sa, è stato protagonista di una trattativa molto complicata tra Juventus e Sassuolo. Ci sono stati vari prestiti, pagamenti da effettuare ogni tot anni e scambi di giocatori tra le squadre. Il calciatore alla fine ha sempre giocato nel Sassuolo, ma non è riuscito a fare il salto di qualità per via del suo carattere focoso, soprattutto prima dei 25 anni, e per via anche di numerosi infortuni. Natore di Francesco, tra l'altro, credette spesso in lui. Quando se ne andò, il calciatore non riuscì a esprimersi al meglio, salvo poi rialzarsi con De Zerbi, che gli permise appunto di ritagliarsi un ruolo fondamentale nella nazionale italiana. Con De Zerbi il calciatore sembra essersi finalmente ritrovato e si ritrova in un Sassuolo che una big lo sta diventando. Il giocatore ha 26 anni, quindi è ancora mediamente giovane, e pensiamo che potrebbe anche andare in una big storica. Però dovrà essere più continuo. Secondo voi invece riuscirà ad andare in una big storica? Sarà discontinuo? Oppure ritroverà un rullino di marcia continuo? Diventerà una bandiera del Sassuolo? Noi speriamo la terza, magari vincendo qualche coppa. Passiamo ora a un portiere che ha avuto una storia un po' particolare. È passato dalla squadra di Serie A a una squadra di Serie C per poi ritornare nella stessa squadra di Serie A. Se avete già intuito, stiamo parlando di Simone Scuffè. Nato nella terra d'origine dei due più grandi portieri italiani di sempre, Buffon e Zoff, poi vuoi per il precoce esordio a 17 anni e per anche la doppia F nel cognome come loro, ed ecco che in pochissimo tempo divenne nuovo Buffon. Nel 1 febbraio 2014 l'esordio fu reso possibile grazie all'infortunio Berkic. Le sue buone prestazioni toglieranno il posto da titolare al portiere serbo. Stramazzoni, allenatore dell'epoca, gli preferì Orestis Karnesis, il neoacquisto. Dopo alcuni prestiti nella stagione 2020-2021 farà riserva di Juan Musso, buon portiere di cui si vocifera un trasferimento all'Inter. L'Udinese punterà nuovamente su Scuffè, riuscirà a diventare un grande portiere a 24 anni e secondo noi potrà ancora dire la sua per molti anni. Veniamo ora a un terzino, stiamo parlando di Mattia De Sciglio, prodotto dai giovanili del Milan, esordì a 18 anni con le sue ottime prestazioni. Si ritagliò ben presto un posto da titolare in prima squadra, complice anche la sua duttilità che gli permise di giocare su tutto il lato sinistro e destro. Fu infatti chiamato presto il nuovo Maldini, paragone azzardato ma che dice molto. Dal ritiro estivo del 2013 la sua carriera è stata fortemente influenzata dagli infortuni e questo contribuì alla discontinuità messa in campo. Solo con Allegri ha dimostrato di essere un buon giocatore, infatti passerà alla Juventus per 12 milioni di euro, voluto da Allegri. Con lui fu autore di discrete prestazioni affiancate al solito problema degli infortuni. Il problema fu quando Allegri se ne andò. Il calciatore non riuscirà più a esprimersi al meglio e dai 26 anni non è più tornato quello di prima. All'uscita di questo video ne ha 28 e gioca nel Lione in prestito, squadra fenomenale sul mercato, di cui abbiamo realizzato il video sui 6 peggiori acquisti, ma ragazzi, è stato veramente complicato trovarne. Veramente, i giocatori che abbiamo inserito sono tutti dei flop col punto di domanda. Tornando a De Sciglio, riuscirà a riprendersi definitivamente prima di arrivare a fine carriera? Fatecelo sapere nei commenti. E con quest'ultimo calciatore abbiamo finito la prima parte. Vi ricordiamo di guardarvi la seconda parte quando esce per non perdervi il video completo. Noi ci salutiamo e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!